Cari amici, cari amiche, cosa ne dite di migliorare un po' il nostro benessere psicologico? Come? Guarda, c'è uno strumento che noi utilizziamo spesso nei nostri centri clinici Mind Center proprio per questo e si chiama la stella della gentilezza. Questo strumentino che potete scaricare gratuitamente in descrizione a questo video, se lo state guardando su YouTube, nasce da una ricerca del 2004 condotta dal team della dottoressa Sonia Lyubomirsky. Sonia è una psicologa e una ricercatrice esperta nei temi di psicologia positiva che ha testato gli effetti psicologici della gentilezza. Nello studio i ricercatori hanno formato due gruppi di studenti, a uno hanno chiesto di eseguire 5 atti di gentilezza a settimana per 6 settimane e questi atti di gentilezza sono stati descritti come dei comportamenti che avvantaggiavano gli altri o che rendevano felici gli altri e che rappresentavano invece un certo costo per colui o colei che li praticava. Bene, i risultati sono stati sorprendenti, mostrando che gli studenti che avevano eseguito gli atti di gentilezza dopo 6 settimane erano significativamente più felici. All'altro gruppo, invece, non fu chiesto di eseguire alcun atto di gentilezza. Nel corso delle settimane, gli studenti di questo secondo gruppo erano andati addirittura incontro a un lieve decremento della felicità iniziale. Mica male, o no? Essere gentili, signori, fa bene alla salute e quindi approfittiamone, no? Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire insieme, prima di tutto, che cos'è la gentilezza. Di gentilezza ho parlato in un video con Daniel Lumera che trovate sul mio canale YouTube, nel quale dicevo che per quanto mi riguarda la gentilezza è la scelta di voler dare il proprio contributo al mondo attraverso amore e rispetto. Essere gentili può significare cose diverse per ognuno di noi, ma in una dimensione sociale riguarda sicuramente il modo in cui scegliamo di partecipare al mondo attraverso l'empatia, l'accettazione, la premura. Maya Angelou, poetessa afroamericana, diceva: "Ho imparato che le persone dimenticheranno che cosa dici, dimenticheranno quello che fai, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire." E probabilmente il senso della gentilezza è tutto qui. Disclaimer importante: essere gentili è qualcosa di diverso dall'essere semplicemente carini o educati, perché l'educazione, le carinerie possono essere messe in atto anche senza un reale coinvolgimento con l'altro, in virtù del rispetto di un canone di comportamento. La gentilezza, al contrario, prevede tenere la persona che abbiamo davanti in considerazione per fare qualcosa per il suo bene. Quindi, mi raccomando, non facciamo i furbi, non facciamo i furbi. Gentilezza significa dare valore all'altro in maniera disinteressata. Bene, vediamo ora quali sono gli effetti della gentilezza. Beh, prova a pensare magari a un gesto gentile che ti è stato rivolto. Ti sarà caduto, no? Negli ultimi tempi, almeno lo spero, di ricevere un gesto gentile. Bene, quali sensazioni hai provato in quell'occasione? Se penso alla mia esperienza nel ricevere dei gesti di gentilezza, a volte la paragonerei magari a una carezza, oppure altre volte a un dono inaspettato che piacevolmente mi ha sorpreso, altre volte ancora magari a una spinta gentile che mi accompagna, come sentire vicino qualcuno che mi sprona facendo il tifo per me. Ora, pensa invece alla gentilezza data, quindi a un gesto gentile che tu hai rivolto a qualcun altro. Com'è che ti ha fatto sentire? Quando io faccio un atto gentile verso qualcun altro, mi sento tendenzialmente soddisfatto, mi sento appagato, utile. In alcuni casi mi sento addirittura commosso, oppure mi sento connesso. Sento che sto facendo qualcosa di significativo a un livello più alto. Bene, se tu non dovessi riuscire a riportare in questo momento alla mente questo tipo di emozioni, non ti devi preoccupare, cioè non è che sei strano, è che la gentilezza è un po' come l'amore, cioè richiede pratica. Purtroppo c'è un po' però l'abitudine a maltrattare alcuni vissuti emotivi, a darli per scontati, perché essendo delle esperienze umane, pensiamo che debba venirci naturale magari sapere che cosa fare. L'unico modo in realtà per capire la gentilezza, per capire l'amore invece, è quello di praticarli. Quindi condividere amore attraverso un gesto gentile coglie di sorpresa e porta gioia. Quando offriamo questi gesti, facciamo gli altri felici, veicoliamo speranza, apertura, pace. Non solo, perché inneschiamo in realtà una vera e propria reazione a catena, perché la gentilezza è un po' come un'onda, no? È un po' come la ola che facciamo allo stadio, che inizia con una persona
che si alza e poi poco alla volta gradualmente coinvolge tutte quelle persone che ne vengono toccate, ed è davvero una delle pochissime emozioni, azioni che può trasformarsi in un movimento di cambiamento sociale. Praticando la gentilezza, dunque, aspettatevi di essere toccati sia dal piacere di fare qualche cosa per gli altri, sia dal piacere di ricevere poi quel qualcosa. Ecco perché con l'esercizio di oggi vi esorto a essere intenzionali nell'uso di questo potente strumento che abbiamo tutti a disposizione. E veniamo allora alla pratica, eccolo qua, per utilizzare la nostra stella della gentilezza in realtà è sufficiente impegnarsi a mettere in atto consapevolmente 5 atti gentili a settimana, proprio come hanno fatto i partecipanti allo studio di cui abbiamo parlato in apertura a questo video. Quindi vivi la tua vita, tieni aperti gli occhi e scova le occasioni in cui potrai praticare atti di gentilezza. In alternativa puoi rifletterci un po' su e pianificare anche i tuoi atti di gentilezza. Se tu dovessi essere a corto di idee, puoi prendere spunto dalla lista che trovi sempre il PDF allegato e una volta che avrai compiuto un primo atto, allora ti prendi il nostro foglio, lo stampi e segni su una delle 5 punte della stella l'atto che hai compiuto. Il tuo obiettivo sarà chiaramente quello di segnare un gesto di gentilezza fino ad arrivare a esaurire tutte e 5 le punte del PDF. Puoi stamparne ovviamente diverse copie e utilizzarne una settimana per aiutarti a completare il compito. Ti consiglio di appendere la stella in un luogo a te ben visibile, dove potrai vedere con i tuoi occhi il cambiamento che stai portando nel mondo, e puoi continuare questa pratica finché la gentilezza non sarà diventata per te un'abitudine. Bene, cari amici e cari amiche, sono felice di aver condiviso con voi la stella della gentilezza e spero che vi sia piaciuta, e vi ricordo che in Mind Center, i centri di psicologia, psicoterapia e coaching da me fondati e diretti, troverete professionisti preparati a guidarvi in un percorso incentrato al raggiungimento del benessere, se chiaramente questo è ciò che cercate. Ciao e alla prossima!